Salve, tanto complimenti per la sua bella vittoria. Non è stato facile, però una gran partita. Beh, lo sapevamo già, cioè, se uno pensa di venire a Ariano Irpino nonostante l'assenza di Micevic e pensare di vincere facile, non ha capito molto di pallacanestro. Quindi siamo molto soddisfatti della partita. Dobbiamo cercare di mettere dentro nei nostri giochi Dačić, però è già una presenza e si vede, insomma. Ascolti, appunto parlavo della Dačić, ha dato molta forza, insomma, al centro. Beh, insomma, Dačić è una giocatrice internazionale da Serie 1. Per fortuna la Serie 1 se ne è dimenticata e ne abbiamo approfittato noi, però è di un'altra categoria, insomma. Adesso appena si rimetterà in forma spero lo faccia vedere. Complimenti. Grazie anche a voi, grazie. Allora, coach Agresti, questa sconfitta brucia un po'. Sì, brucia molto, perché oggi serviva una grande partita. Noi secondo me abbiamo giocato una partita nettamente sufficiente, ma non una grande partita, perché nei secondi 20 minuti ci è venuta a mancare energia e lucidità. Rossi è arrivata molto spremuta alla fine, e pur dando l'anima, e anche qualche altra giocatrice non è stata lucida come purtroppo nei momenti cruciali sarebbe servito. A questo abbiamo avuto anche meno difesa di quanto era successo nei primi 20 minuti, e contro Napoli non è bastato. A parte un po' di sfortuna, qualche tiro da tre mancato? No, più che altro qualche tiro rinunciato, qualche indecisione di troppo. Poi sì, qualche tiro da tre mancato va bene, ma per esempio dovevamo giocare insistendo su Narviciute, ce lo siamo dimenticati. Dovevamo lavorare con un po' più di energia ribaltando gli attacchi, fare un po' più di contropiede, soprattutto quando è venuta a mancare la difesa non ce l'abbiamo fatta. Possiamo definirlo un piccolo incidente di percorso, coach, in questo percorso che sta andando avanti bene. No, incidente di percorso secondo me è quello contro Salerno in casa, quello è un incidente di percorso. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che in questo momento ha meritatamente vinto, e noi siamo arrivati con poca energia nel momento cruciale. D'altronde non è che possiamo nemmeno negare il fatto che ci sono situazioni in cui siamo andati in difficoltà, perché quando per esempio scende Rossi noi in regia abbiamo difficoltà e tanto respiro non glielo possiamo dare. Quindi gli incidenti di percorso sono altre cose. Resta il fatto che questa era, secondo me, come dire, la prima partita della pool promozione, perché tanto sia noi che loro arriveremo lì, e purtroppo l'abbiamo persa. Senta, coach, un appunto tecnico sulla Dačić, questo evento per quanto riguarda la squadra del Napoli. Lei è una giocatrice importantissima, perché gente ha buona tecnica, gente della sua taglia fisica e della sua consistenza in questo campionato non ce n'è né tra le italiane ma nemmeno tra le straniere. A volte la gente pensa solo che uno sia per il rimbalzo i punti che fa, ma anche il condizionamento che dà a tutta la squadra lascia molto più spazio per esempio a Gross, che oggi ne ha saputo approfittare bene. Bene, noi ringraziamo e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Eh beh, siamo con l'esclusa del momento, Maria Micevic, quanta sofferenza. Tanto, poi per me guardare da fuori non è mai stato bello, neanche quando potevo giocare, figurati adesso. Poi ci tenevo anche a giocare questa partita, però le cose sono andate diversamente. Ho visto che alla fine ha abbracciato le ragazze del Napoli, conosci bene quelle ragazze? Sì, con Dačić avevo già giocato in squadra, le altre le conosco di vista, perché sono anche tanti anni che, insomma, sono in giro in questo campionato. Il tuo sorriso ci aiuta anche nella sconfitta, come stai? Vogliamo sapere di te. Io sto bene, cerco di, a parte che è una cosa che conosco già, insomma, mi dispiace un sacco perché avevo altre intenzioni quest'anno, però cercherò di recuperare al meglio e di essere pronta per l'anno prossimo. Va bene, ti aspettiamo, auguri. Grazie anche a voi.